Ieri sera il governo ha adottato una serie di misure che aumentano il prezzo dei prodotti petroliferi e mirano a ridurre i consumi di energia. Penso di doverne dire le ragioni al Paese. Una grave crisi ha colpito tutti i paesi industrializzati. Dobbiamo affrontare una carenza di petrolio e di energia elettrica. Stiamo cioè entrando in un inverno difficile, in una stagione in cui la domanda di energia è crescente per usi industriali e civili. La situazione è particolarmente grave per il petrolio. Molte previsioni sono state sconvolte per l'aumento del prezzo del greggio e per la riduzione delle quantità fornite. Per l'energia elettrica, oltre alle conseguenze derivanti dalla crisi petrolifera, sul nostro paese pesa un ritardo nella costruzione delle centrali elettriche. Avremo meno petrolio e quindi meno benzina, meno gasolio per riscaldamento, meno olio combustibile per le centrali elettriche e per le industrie, e a prezzo più caro. Il governo aveva il dovere di intervenire, innanzitutto per il lungo periodo. Lo abbiamo fatto predisponendo gli strumenti per sbloccare la costruzione di nuove centrali elettriche, lo stiamo facendo preparando un piano petrolifero per assicurare al Paese la continuità dei rifornimenti e la razionalità della distribuzione. Oggi però si imponevano un adeguamento dei prezzi ed un severo controllo dei consumi. Paesi più ricchi del nostro lo stanno facendo. L'Italia, paese industriale, grande consumatore di energia, è praticamente priva di fonti energetiche proprie. L'energia idroelettrica e il gas naturale che si producono in Italia rappresentano una quota modesta dei quantitativi complessivi di energia che il paese richiede, soltanto il 15% del fabbisogno. L'85% del nostro fabbisogno di energia deve essere quindi importato. E dei consumi complessivi di energia, il 75% è rappresentato dal petrolio. Noi non siamo produttori di petrolio. Lo dobbiamo comprare dai paesi produttori e sui mercati internazionali. Ho detto che il prezzo all'origine del petrolio greggio è aumentato, e di misura eccezionale ed in poche settimane. I costi per approvvigionare il nostro paese di energia sono pertanto fortemente cresciuti. Non possiamo sottrarci, o possiamo sottrarci solo in limitata misura, all'aumento del costo. Prezzi non sufficienti a coprire i maggiori costi producono solo l'effetto di far dirottare il petrolio verso altri paesi. Il nostro apparato produttivo ne risentirebbe in modo irrimediabile. D'altra parte, lo Stato non è in grado di diminuire l'imposizione fiscale sul petrolio, perché i proventi che il bilancio dello Stato ne ricava sono indispensabili nelle attuali difficoltà. Né possiamo dimenticare che gli acquisti di petrolio pesano sensibilmente sulla nostra bilancia dei pagamenti. Avremo inoltre comunque meno petrolio dall'estero. Si può ritenere che le disponibilità di petrolio sul mercato mondiale si siano ridotte di circa il 25%. Per questo abbiamo dovuto prendere anche le altre misure che conoscete. Alcune di esse, come il divieto di circolazione la domenica e i giorni festivi, seppure eccezionali e mi auguro temporanee, sono certamente impopolari, sgradite, e comportano per alcune categorie indubbi sacrifici. Altre modificano improvvisamente radicate abitudini di vita. Abbiamo riflettuto a lungo su tutto questo. Se mi rivolgo al Paese è perché sono convinto della maturità e del senso di responsabilità degli italiani. Voi comprendete che prima di tutto dovevamo pensare ai bisogni essenziali. È necessario eliminare i consumi superflui, ridurre i non necessari e che i sacrifici siano sopportati da tutti. Ognuno è impegnato a fare la sua parte.
Dovremmo usare meno l'automobile e di più i servizi pubblici. Dovremmo abbassare il termostato del riscaldamento nelle case e negli uffici, nel mio come nel vostro. Ho già impartito disposizioni perché venga ridotto il riscaldamento negli uffici pubblici e per ridurre i consumi di carburanti delle automobili della pubblica amministrazione. E analoghe misure saranno adottate subito da tutti gli enti pubblici. Dobbiamo risparmiare energia elettrica negli uffici e nelle case. Dove basta una lampada, cerchiamo di non usarne due. Anche questo contribuisce a garantire energia all'industria, che è la base del lavoro e dell'occupazione, e a dare un minimo di certezza per il riscaldamento negli ospedali, nelle case di ricovero, nelle scuole. Qualcuno si chiederà: stiamo tornando indietro? No. Questo è semmai un momento difficile. Dal suo superamento dipendono la ripresa e la continuità del nostro sviluppo. Occorre però avere chiaro che l'epoca dell'energia abbondante e a basso costo è tramontata. Per il nostro paese, come per tutti gli altri paesi del mondo, ciò impone un serio ripensamento dello sviluppo economico, del modo di vita, delle priorità degli investimenti. Noi paghiamo il conto di una crisi di crescita e ogni momento di crescita comporta degli errori. Noi abbiamo talvolta fatto quello di vivere al di sopra delle nostre risorse. È un calcolo facile valutare cosa succederebbe di noi se continuassimo così. La crisi petrolifera ci richiama nuovamente tutti ad una verità elementare, che lo sviluppo del paese potrà continuare e continuerà se sapremo comprendere che le condizioni per avanzare sono lavorare di più, ridurre gli sprechi nel settore pubblico e privato, investire di più per la produzione, per le riforme e per lo sviluppo.